nuova sciagura aerea ha colpito l'aviazione civile italiana. Un bimotore tipo DC-3 della LAI, partito stasera da Roma alle 16.18 e diretto a Milano, dove doveva atterrare all'aeroporto della Malpensa alle 18.15, non è giunto a destinazione. Era il 22 dicembre del 1956. Sull'Italia spirava un vento gelido e il maltempo ostacolava le attività di tutti gli aeroporti. Il volo LAI 416, con un leggero ritardo, parte da Roma alle 17.08 con destinazione Milano. Dopo un avvio relativamente tranquillo, alle 18.48 il volo denuncia pesanti formazioni di ghiaccio. È l'inizio di una tragedia. Alle 19.09, un nastro magnetico della torre di controllo di Milano registra una voce tronca e incomprensibile. Milano! Milano! Volo LAI 416 da Milano Controllo, rispondete. Volo LAI 416 da Milano Controllo, rispondete. L'aereo E-Link delle linee LAI, carico di vite umane, dopo aver toccato le guglie di caldura, precipita. Uno schianto e subito il vento che si alza padrone incontrastato della conca mortale. Tutto si è fermato lassù. La montagna si è trovata in mezzo e nel suo cuore si è conficcato per un attimo un uccello d'acciaio. Ne ha percepito la vita. Ha dovuto purtroppo riconoscere i segnali di morte. L'attesa si è fatta veglia per ore ed ore, sotto un cielo gelido ma non per questo meno partecipe. Gli uomini a valle hanno combattuto la bufera, il freddo, la neve, nella speranza di un miracolo impossibile. Nessuno ha voluto raccontare ciò che gli occhi avevano visto lassù. La montagna con braccia di madre li aveva aspettati, affidando loro tutti quelli che per ore ed ore aveva amorevolmente vegliato. Erano le ore 7 del mattino del 24 dicembre 1956, un giorno prima di Natale.